Salve a tutti e bentrovati, sono Michele Cammisa e oggi vorrei illustrarvi un metodo per gestire le molle e per renderle flessibili all'interno dell'assieme. Spesso infatti si rende necessaria la creazione di varie configurazioni per illustrare le varie posizioni che la molla può assumere, anche semplicemente in fase di precarico iniziale. Vi illustro con un esempio subito a video, avvitando la nostra vite, facendo CTRL Q, la molla si riaggiorna e ridefinisce la posizione corretta, conservando il numero di spire. E spesso questa condizione è assai variabile perché all'interno della genesi del progetto può variare varie volte, o comunque può essere comodo visualizzare in tempo reale la configurazione che assume la molla. Pensiamo per esempio anche al raggiungimento della condizione di pacco, che è una cosa che possiamo poi verificare al di là del calcolo fatto preliminarmente. E questo non è assolutamente scontato, anzi generalmente vale il contrario: io sposto la posizione del mio oggetto collegato alla molla, in questo caso questa vite di regolazione, abilito il tasto CTRL Q, la combinazione CTRL Q, e non ottengo alcun adeguamento della molla. Vi sono due metodi per costruire una molla flessibile che si adegui all'assieme, e corrispondono sostanzialmente a un metodo più esplicito, più diretto, quindi costruendo il componente in modo tale che abbia dei requisiti per poter avere queste funzionalità, oppure sfruttando già una molla di libreria, quindi costruita parametricamente. In questa sessione focalizziamo l'attenzione su questo secondo approccio. Nel prossimo video vi farò invece vedere come è possibile gestire per altra via. Quindi cancelliamo intanto questo componente e procediamo inserendo il nuovo elemento di libreria. Utilizzo in questo caso la libreria InjuWorks, scelgo le molle e inserisco una molla a compressione con estremità chiuse e molate. Quindi, accetto il vincolo di concentricità e dal Property Manager inserisco i parametri, che sono un diametro esterno di 10 mm all'incirca, 2 mm di diametro filo, un passo a riposo di 3,5, ma anche 4 mm e una lunghezza a riposo indicativamente di 25 mm. Posso anche utilizzare uno strumento di calcolo integrato, ma non è questa la sessione, quindi eventualmente ve lo farò vedere un altro video. Procedo salvando il componente come indipendente e quindi rendendolo totalmente scollegato dalla libreria. Lo salvo nella stessa directory di salvataggio e seleziono anche una cartella. Va bene, posso sì, va bene. Salviamo il componente e procediamo. Apriamo il componente e la prima cosa che conviene fare è accertarsi del sistema col quale è stato costruito la sweep, che costituisce poi il corpo molla, quindi le spire. La sweep sicuramente è fatta con un'elica. Andiamo a modificare queste condizioni, perché se vogliamo lasciare costante il numero delle spire dobbiamo impostare un'impostazione su altezza e rivoluzione, altezza e passo, altezza e rivoluzione, vi chiedo scusa, il numero delle spire appunto deve rimanere costante. In questo modo possiamo, utilizzando l'Instant 3D, vedere come il sistema a questo punto mi consente di gestire la variazione della lunghezza libera senza variare il numero di spire. Per far sì che la nostra molla diventi flessibile in assieme dobbiamo creare uno schizzo di riferimento che andremo poi a agganciare. Quindi sospendiamo per il momento tutte le feature e sul piano di assial simmetria, simmetria dell'asse, costruiamo una linea. Su questa linea agganciamo una quota che però renderemo non vincolante, quindi pilotata, in modo tale che possiamo agganciarci ma non è questa quota che deciderà la posizione, la lunghezza della molla. Un CTRL Q per riattivare e riaggiornare le regole di accoppiamento e quindi passiamo alle equazioni. Nel menu delle equazioni andiamo ad aggiungere un'equazione. Prima cosa che facciamo, mettiamo in evidenza
le quote da utilizzare. In questo caso noi abbiamo la lunghezza della molla che vogliamo che si renda uguale alla cancelliamo all'altezza del nostro segmento. Okay. Il sistema evidenzia un'anomalia perché la lunghezza dell'elica è già implicita in un'altra equazione precedente, quindi la cosa più corretta da fare è spostarla in prima posizione. Riaggiorniamo e con un Ctrl Q rioperiamo. E sostanzialmente adesso abbiamo la possibilità di modificare il nostro schizzo e quindi di far seguire la posizione dello schizzo a tutta la molla. Ok, andiamo a riportare la nostra molla in assieme. Quindi rientriamo in assieme e andiamo a posizionare il nostro punto, il punto d'estremità della molla sulla faccia della vite. Per cui mettiamo in modifica il nostro componente, ci mettiamo più comodamente sulla normale, modifichiamo lo schizzo e assegniamo a questo schizzo la coincidenza con la faccia, introducendo così in realtà un legame contestuale, che quindi è bene averne pochi e comunque alla fine della modellazione rimuovere. Andiamo a posizionare la molla sulla sede e a questo punto noi possiamo con una serie di Ctrl Q riportare la molla nella configurazione corretta dettata dall'assieme. Quindi riapriamo, sarà sufficiente riaprire la nostra molla, eseguire un Ctrl Q e ritornare nell'assieme. Una nuova variazione della posizione comporta la variazione della lunghezza del nostro segmento che però per ripristinare avremo bisogno di un Ctrl Q nell'ambiente di parte. Quindi sostanzialmente questo è l'approccio più parametrico con gestione di un componente creato da libreria. E nella prossima sessione invece vi illustrerò come effettuare direttamente il componente in modo che abbia già le peculiarità per poter assolvere alla funzione desiderata. Io spero che questo argomento comunque sia stato di vostro interesse, più che altro che le informazioni possano esservi utile. E vi saluto alla prossima. A presto!